è la nostra prima puntata, quindi siamo pieni di gente che vogliono venire qui, no, come ospiti, no? In realtà c'è stato un ritardo, diciamo la verità. Le strade in estate sono più piene di gente. Sì, perché ci sono i lavori in autostrada, quindi eccolo. Se l'avete già microfonato? Ah, ok, niente, sto soltanto preannunciando dopo la pubblicità che ci sarà questo ingresso di un altro giornalista che parlerà qui con noi, quindi proseguiamo. No, cosa dice? Per fine il discorso. Eder dovrebbe essere, Eder. La pronuncia portoghese dovrebbe essere. Andate, l'allenatore è importantissimo questo. Però, secondo me, giocando diversi anni tra grandi. Dobbiamo ricordare questo, che comunque gli sponsor sono una grande cosa, soprattutto nello sport e nel calcio, tutto va avanti grazie a loro, di conseguenza Cristiano Ronaldo è uno sponsor vivente, quindi come fai a toglierlo? Impossibile. Ma infatti Barbara... quando mi è uscito... Ho messo sul Portogallo, io voglio sapere questo, se qualcuno si è arricchito magari giocando alle scommesse questo Portogallo e gli europei. Onde per cui anche la Svizzera, se andiamo a verificare, che non è facente parte dell'Europa Unita, comunque è parte integrante della FIFA e viene reputata, infatti i giocatori svizzeri vengono reputati comunitari. Quindi questa è una puntualizzazione giustamente. Quindi se qualche squadra volesse comprare Icardi dovrebbe fare un'offerta di attorno agli 80 milioni. Ergo il giocatore non si muove perché non penso che sia quello il valore. Luisito, tu lo venderesti Icardi? Io lo venderei soltanto perché ho scoperto oggi. Tanti, esatto. Ecco. Io direi adesso abbiamo vari servizi da mandare. Esatto, io manderei, a proposito di, abbiamo citato Lotito, si è ritrovata da pochissimo la Lazio, si è parlato, c'era Bielsa, poi di fatto si è scoperto che Bielsa ha scelto la nazionale argentina, però ha fatto spendere un sacco di soldi al presidente. Vediamo un attimino anche come è stata presa dai tifosi.